Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovissimo video di ricerca al mare. Io sono Luca e oggi vi accompagnerò in questa nuovissima avventura con il Rutus Versa. E come spero possiate vedere e sentire, siamo al mare. Il fatto è che è notte, giustamente, e quindi non si vede nulla. Ovviamente andremo a fare una ricerca in battigia, ovvero dove è un pochettino bagnata la sabbia, ma principalmente sabbia asciutta. Non andremo in mare perché è buio, non sappiamo quanto sia fondo e non siamo nemmeno attrezzati. Infatti oggi siamo con pala normalissima da terra e pinpointer, quindi si farà una ricerca diciamo abbastanza standard, come se fossimo nei campi, ma siamo sulla spiaggia. Detto questo, in caso il video dovesse piacervi, vi ricordo un'iscrizione e un like e niente, cominciamo con l'avventura. 69 da preciso. Posso provare io? Sì, sì, vai, vai. 42 fisso. Considera che l'altra volta in spiaggia intorno al 70 mi dava gli euro. Sì. Quindi potrebbe essere un euro. Non si sente, ma suona qua. No, vabbè. Cos'è? 10 lire. Io ho un segnale altissimo qua. Non lo so. Meno male tutta roba in superficie. Oh, oh, guarda qua, 50 centesimi. Prima non l'ho fatto vedere, ma ho trovato anche 200 lire. Altro segnalino. È alto, è alto. Senti, voglio fare una cosa. Invece che sta a scavare, io vado diretto così, Ma anch'io vado diretto così sempre. Infatti ci sono. E questo? Ah, ma allora era a vista. È un bottone moderno di plastica dentro. Guardate un po' il segnale, era altissimo. Ho detto fammi un po' vedere. Purtroppo non ho registrato subito, ma guardate, monetina, ma non italiana. Infatti qua si parla non di un dime come spesso escono da queste parti, ma sono in teoria 5 centesimi americani, 5 centesimi di dollaro. Quindi sono comunque ancora in corso legale, c'è da vedere un pochettino di che anni sono, ma questi sono parecchi incrostati. Intanto li mettiamo via. Segnale molto basso. È lì, però è bello, bello preciso. Lo legge benissimo. Spostato? Graffetta. No, nemmeno graffetta. È il coso della zip. Qua c'è un segnale che lo aggancia malissimo. Sì, sì. Ma io infatti questo qua lo scavo, però non so nemmeno se potrebbe essere buono o ferroso, perché mi sa che è veramente fondo. Però è migliorato. Più che alto è molto instabile e ferroso, ma è roba fonda. Senti. Come minimo un mega. Io ho trovato di là un mezzo, una lattina di cane, di mangiare del cane, fra poco mi tagliavo la mano. Bisogna stare attenti. Occhio, Ci sono, ma potrebbe anche non essere grande come oggetto, c'è? Potrebbe anche non essere grande come oggetto e che spinge. Moneta, un euro. Davvero? Ma rendiamoci conto di, cioè, pointer abbastanza grosso. Ci siamo, Oh, l'hai chiamata, Cioè, era qui, ma l'euro. È a pari. Un eurino, anche vecchio questo, ridotto malino. 40, anzi 39 spaccato proprio. Mi preoccupa perché potrebbe essere una linguetta. Sì. O sono tutti strappi di lattina questi. Poi come minimo c'è l'anello. Esatto. Eccolo qua, strappo. Super segnale, stabilissimo. 63. E ancora più giù. Però una linea perfetta che veramente, mamma mia. Ottimo. Ho visto piombo da pesca di quelli verniciati e suona bene, sì, questo 66 in cima, cioè così in cima che è bastato così poco. Moneta, 10 centesimi, un 70 che in certi momenti suonava anche un po' più alto, però ce l'abbiamo già qui.
A me non dispiacerebbe. No, ma una monetina non mi dispiacerebbe, te lo dico, eh. E da un po' che sto trovando solo schifo. Ecco qua, un euro. Buono, buono, buono. Un po' più basso di prima. Certo. Potrebbe, eh. Un segno molto stabile. Un euro. Altro euro. E beh, a forza di euro qualcosa esce. Segnale alto di qua e altissimo di qua. Oh. Liberty. One dime. Guardate che bello questo. Bello nuovo. Bello bello questo. Eh sì, questo qui li troviamo sempre stradistrutti, ma sono di anni fa quelli. Guarda questo che bello, che luccica. È americano, l'hanno perso ora. Sì, 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 sicuro. Bro, altri 2 euro. Ne ho un altro di segnale qua. Altri 2 euro nuovi. Buono, io ho 2 euro oggi scarseggio. Qua c'è un 64. Accanto al dime sarà un'altra monetina americana, no? No, 10 centesimi. Buono comunque. Un 50. 50 è un po' bassino. Però, sì, sì, buono è sempre buono, ci mancherebbe. Potenzialmente tutti i segnali sono buoni, spiaggia. Ecco qua. Oh, ce l'ho anch'io, eh. 2 euro, belli nuovi nuovi. E questi sono buoni, sì. Quindi 2 euro suonano bassi, eh. L'euro 70, i 2 euro suonano di meno. Ragazzi, dopo una piccola pausa, 51. Vediamo un po'. Ci siamo, eh. Trovato, 2 euro. 2 euro, suonava come un 2 ed è un 2. Ottimo. Sì, sì, sì. Vabbè, a parte che tenuti bene o male si spendono lo stesso, eh. 68. Eh sì, a 2 passi da prima proprio. Suona qua. Ma è questo? No, quello non so cosa sia e non lo voglio sapere. L'ho spostato. Eh no, nulla di buono. Comunque ragazzi, per questo gita in spiaggia sono ovviamente in multifrequenza. Ce l'ho leggermente instabile perché lo tengo abbastanza alto. In questo momento sta facendo un po' di confusione, ma generalmente in questa parte qui è molto silenzioso, anche se lo usa a 24. Recovery a 4, coin boost a 25, filtro ferro 15, battle cap reject a 15. Sempre fast mode col gain a 25 e anche oggi siamo in multitoni, questo come nei campi, perché mi ci trovo molto bene e soprattutto mi fa capire anche quanto il segnale sia stabile o meno. Ovviamente modalità spiaggia. 63, quindi più basso degli euro. Vabbè, tanto è fuori, lo scopro ora. Sarà un 50, un 20. Moneta, non lo so, penso un 10. Marcissimo. Ma è finito. Mamma mia. Sì, 10 centesimi. Scoppiato. È vecchiotto questo. Cosa ti sembra il segnale? Non lo so. 2 euro troppo alto, potrebbe essere 1 ma è troppo alto, boh. 75, siamo tra le prime sdraio e la battigia. No, è lì in cima nell'angolino. Sì, 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 non mi volevo avvicinare troppo perché questo qui mi sa che è in... Ah no, è plastica, allora quindi è non suona. No, indietro, indietro, lì. Oh, ho visto qualcosa sfracellarsi. Sembrava quasi rugginoso però. Un orecchino. Un orecchino. Che è? Argento. Ho visto questo pezzo che si distruggeva. Non penso argento, eh. No, ma c'aveva anche i brillantini, sono saltati. Non è bigiotteria, bigiotteria. Sì, sì. Carino comunque, ma bigiotteria. Anche qui squilla proprio. Andiamo a vedere. Ecco qua. 20 centesimi ora.
64. Così alto, tanto non possono essere lattine a giro. Queste sono tutte monetine. L'ho colpita. Monetine. 10. Madonna. Ma dai, ma perché sono così alte queste? Anche a me sono. Ti fregano, eh? Sì. Quasi degli euro, delle 2 euro sicuro. Ma poi tutte io le sto prendendo, tutti becchi 2 euro, io mi sto a beccare 10 centesimi, ma che è? Oh, c'è altro, eh? Sempre ricontrollare spiaggia. Sempre. È un'altra monetina sicuro. Eccola qua, vista. 20. Mamma mia. Vabbè, 20 già buono. Già meglio, buono è un parolone. Ora, se ci passo e c'è altro, potrei essere... Oh! No, ok, buono, 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 buono. L'avevo preso di bordo, lo chiudeva un po' ferro. C'è un nido. E no, qui qualcuno ha fatto cadere qualcosa. Forse sì. Oh, si è sentito anche da rumore. 10. Altro 10. Ora ci ripasso, ce n'è un'altra. Magari. Prova. Insomma, perché 40 centesimi dalla stessa buca. No, no, niente. Andato. Fine, fine. Fine dei giochi qua. Prossima buca. A pochi metri da prima. Segnale abbastanza alto anche qui. Sentita. Ecco qua, 1 euro. 70. Sì, sì, secondo me un altro eurino questo. Da dare proprio bello preciso preciso. Oh, avvistato. Ah no, 50 centesimi. Sempre 70. Forse un eurino questo. E fossero tutti euro. Oh, già lo vedo dal bordo, guarda qua. No! Mi ha fregato! Così sembrava. È il bordo dell'euro, perché guarda, l'euro lo vedi che è. Ah, sì. È tipo di questo colore fuori. Chiave. Mi ha fregato. Giusto per farvi vedere anche un po' di segnali bassi. Abbiamo un 21, molto ballerino. Probabilmente oggetto piccolo. Vediamo di cosa si tratta. Ecco qua. Non ne ho la minima idea. È un tubicino. Boh. È un segnalino, mi sa, minuscolo, perché per puntarlo c'è proprio è questione di millimetri. 51. Se 51 è una cosa piccolina così, ma potrebbe essere anche caruccia. Ah, oh, piccolina, sì, 2 euro. Segnalino così del cavolo, piccolino piccolino, 2 euro. Completamente a caso. Però stanno bene comunque, non è che su quello non rischiavo di certo di perdermeli. 66. L'euro. L'euro prima era più alto. A fondo? Guarda, non sembra, perché alla fine è soltanto una pedata, ma quando è già una pedata così, no, comincia già a essere fondo. Però 20 centesimi. Ragazzi, forse uno degli ultimi segnali. Abbiamo un segnale un po' ballerino effettivamente, però a livello audio è perfetto. Ah, ok, è perché è un po' fondo. E allora si scava un po' di più, meno male che tanto è sabbia. Infatti ora è perfetto. 60. Monetina. Sì. 10 centesimi. Suona sempre intorno a quelli di prima, quindi probabilmente sarà un 10 o 20 centesimi. Ecco qua. Ed è un 20 centesimi. Beh, però sono uscite tante monetine oggi. Almeno quello. Ragazzi, siamo arrivati a fine giornata. È la terza volta che uso il Rutus Versa al mare e veramente si è comportato benissimo. Guardate quanta bella robettina. L'ho divisi in euro grandi circa, 50 centesimi. Qua abbiamo i 20, 10, piombo da pesca, orecchino. Qua lire, 200 lire, 10 lire,
dime e questo che forse io l'avevo detto 5 centesimi, ma in verità mi sa che c'è scritto 1 cent, quindi vabbè, comunque americano, un po' più vecchiotto, si riducono male questi, questo però è stato appena perso, quindi veramente molto molto carino, ce l'ho tutti distrutti questi a casa, quindi contentissimo di averlo trovato così. Assolutamente sì, assolutamente, anche perché va bene monete da spiaggia, va bene che hanno corso legale, però io monete straniere così le colleziono anche, ovviamente quelle che trovo, non quelle che compro, perché insomma sono quello che sono. Ovviamente tutta la spazzatura ce la siamo portata a casa, la andremo a svuotare in un cestino che giuro era qui. Che fine ha fatto? L'hanno spostato là, va bene. Butteremo come sempre tutta la spazzatura, sempre ripulire la spiaggia, ciò che si scava si porta sempre a casa, regola importantissima, e si tappano le buche. Detto questo, io spero che il video vi sia piaciuto e noi ci si vede nella prossima avventura. Ciao a tutti!